un altare con una bellissima scatola di legno. Un altare con... Ed ecco il pezzo forte. Credo che quella sia la reliquia dell'abito di Maria. Forse con questo riuscirò a risolvere questo mistero e a scoprire cosa voleva dirci Frank prima di morire. Cosa può spingere qualcuno a violare in simile modo la casa di Dio? Padre, non sono un ladro. A diventar vili basta un attimo, signor... Danter, mi chiamo Jonathan Danter. Danter? Sei per caso il nipote di Frank? Vedo che mio zio era famoso in Europa. Sembra che lo conoscessero tutti. Lei cosa c'entra con mio zio? Ho appreso della morte di Frank dai telegiornali. Mi spiace, io sono padre Dominique. Ero un vecchio amico di tuo zio Frank. Frank le ha mai parlato di me? Sapevo che la sola persona a cui veramente teneva era suo nipote, ma... sapevo anche che aveva dovuto rinunciare a vederti. Frank mi raccontava spesso della difficoltà con cui aveva preso la decisione di non rivederti mai più, anche se era contento di sapere che eri al sicuro. E l'unico modo di proteggermi era inscenare la sua morte. Raccontare ad un ragazzino che lo zio, uno degli unici parenti, era morto. Mi disse che era l'unico modo per essere sicuro che non saresti stato in pericolo. Lo zio era un uomo pieno di risorse e avrebbe sicuramente potuto trovare un altro modo per proteggermi, senza raccontare quella menzogna. Sì, forse hai ragione. Probabilmente però Frank voleva soprattutto proteggerti da se stesso. Proteggermi da se stesso? Esattamente. Una delle paure più grosse di tuo zio era che tu seguissi i suoi passi. Ha fatto di tutto per fare in modo che tu non entrassi in questo mondo pericoloso pieno di inganni e tradimenti. Ma ahimè, le vie del Signore sono infinite. Ed eccoti qui, a continuare ciò che la morte di Frank ha lasciato in sospeso. I soli veri ricordi che ho di Frank sono quelle brevi estati trascorse con lui quando ero bambino. Davvero un peccato. Frank era un uomo eccezionale. Sì, doveva davvero esserlo. Così tanti anni sprecati. Ed ora il suo unico ricordo è questo orologio da taschino che mi ha regalato. Quegli anni che tu chiami sprecati in realtà ti hanno fatto diventare ciò che tu sei ora. E forse ti hanno avvicinato a Frank più di quanto lui avrebbe mai potuto. Nei tuoi occhi vedo la sua forza e la sua intuitività. Non ti preoccupare, tuo zio veglia su di te. Quando ha conosciuto mio zio? Molti anni fa. Ho un ricordo nitido di quando Frank viveva qui. Diventammo presto buoni amici, anche se come tutti i migliori amici avevamo spesso opinioni contrastanti. Ma dimmi, cosa ti porta qui? Perché sei nei guai? Zio Frank sapeva qualcosa di grosso, qualcosa di importante. E ora qualcuno che ha scoperto questo segreto vuole questa cosa a tutti i costi. Sta facendo fuori tutti quelli coinvolti nella vicenda. Io non sono nemmeno sicuro di sapere cosa sia questa cosa che stanno cercando. Un poliziotto corrotto a Londra ha ucciso due agenti di polizia incolpandomi e ha consegnato nelle mani di qualche folle i nomi di mio zio e di tutti quelli che lavoravano con lui. Il pazzo li sta uccidendo tutti. L'unica possibilità per me e la mia amica è di scoprire cosa sapeva mio zio ed augurarmi di trovare un sistema per dimostrare la colpevolezza di chi mi ha incastrato. Mi erano giunte delle voci su queste morti misteriose, ma non credevo che il problema fosse così esteso. In memoria di tuo zio e in nome della nostra vecchia amicizia, ti aiuterò come meglio posso. Ma dimmi, perché stavi osservando la reliquia? Ho motivo di credere che quello che cerco sia correlato alla reliquia custodita qui. Ho trovato un pezzo dell'abito di Maria in casa dello zio. Se Frank ha persino strappato un pezzo dell'abito di Maria, questa faccenda deve essere davvero importante. Mi dispiace deluderti, ragazzo, ma quella non è la vera reliquia. Pochi lo sanno. Ma dopo l'incendio del 1194, la reliquia fu segretamente trasferita in un posto più sicuro.
Lei sa dove? La vera reliquia è custodita a Roma con molte altre vere reliquie. Ma non so dove sia di preciso. So dalle cronache del tempo che la reliquia era sotto custodia dell'Ordine Templare, il quale era solito nascondere i tesori di maggior valore dietro dei falsi per proteggere i veri cimeli che venivano messi in chissà dove. Lei è il capo qui? Non proprio. In realtà il capo è lassù. Però se vogliamo metterla in termini terrestri, sì, sono il capo. Spirituale, intendiamoci. Ci sono molte cattedrali che si chiamano Notre Dame come quella di Parigi. È un errore comune pensare che esista una sola Notre Dame. In realtà il termine stesso significa Nostra Signora ed è riferito alla Vergine. Come puoi immaginare, ci sono vari monumenti costruiti in onore della Madonna e molti di loro sono accompagnati dal termine Notre Dame. Lei, padre, ha mai sentito parlare dell'Imago Sanctissimus? Dicono nasconda il segreto della vita. È passato molto tempo dall'ultima volta che ne ho sentito parlare, ma vedo che nulla è cambiato. Ascolta, figliolo. Il segreto della vita non si trova in un oggetto o in una reliquia, ma si trova in tutto ciò che ci circonda. Negli alberi, negli animali, negli occhi di chi ti sta accanto. Io sono vecchio, forse più di quello che tu creda, e ho visto così tanti uomini sprecare la loro esistenza alla ricerca del segreto della vita, che hanno finito per non vivere più la loro di vita. Uomini che non sono mai riusciti a comprendere che questo segreto è alla portata di tutti. Basta fermarsi un istante, ovunque tu sia, e guardarti attorno per capire il famigerato segreto della vita. Cos'è quella specie di labirinto tracciato sul pavimento della cattedrale? Tanti studiosi hanno trascorso anni a tentare di capire a fondo quel labirinto, ma ironicamente molti ci si sono persi dentro. All'interno del labirinto puoi vedere una rosa. È un'immagine presente in molte cattedrali. Simboleggia la costellazione della Vergine. La caratteristica speciale della cattedrale di Chartres, però, è che il 15 agosto di ogni anno un raggio di sole passa dal rosone occidentale rappresentante la Vergine e va a proiettarsi precisamente sulla rosa. Chissà che il prossimo anno non riesca a tornare per il 15 agosto. Sarebbe inutile. A causa del moto professionale della Terra dal Medioevo ad oggi, il raggio di luce attraversa la vetrata attorno al 20 agosto ora. È incredibile cosa può fare l'ingegno umano. Io che ingegno lo chiamerei passione e devozione a Dio. Comunque, se ti interessano questi argomenti, sarai felice di sapere che quasi un secolo fa il famoso egittologo Schwaller de Lubitz ha studiato le proporzioni del labirinto e le ha confrontate con le complesse proporzioni dei più importanti templi egizi, trovando una corrispondenza quasi perfetta. Sembra quindi che nei meandri di quel labirinto possano persino nascondersi verità risalenti all'antico Egitto. Una cosa è certa: i templari sapevano come incutere curiosità e timore nella gente. Grazie, padre. Le sue sono state parole sagge ed incoraggianti che mi rincuorano in questo momento. Ma ora devo andare. È stato un vero piacere conoscerla. La ringrazio per l'aiuto che mi ha dato. E se domani mattina trova del sugo di pomodoro su una colonna all'esterno della cattedrale, non si arrabbi. Andrà via con un po' d'acqua. Ehi, aspetta! Dove corri?
Che gruppo di pazzi. Non credevo esistessero ancora dei figli del Dio di oggigiorno. Però sono stati gentili a consigliarmi di visitare per prima cosa i musei vaticani. E questa cartina e guida e i monumenti che mi hanno dato saranno utili qui a Roma. Era un bel po' di tempo che non tornavo in Italia. La trappola che ci hanno teso ieri sera a Chartres è stata certamente opera di Twinings. Fino a quando non sapranno che sono scappata qui a Roma, posso star tranquilla e proseguire le indagini sulla reliquia. Chissà dov'è Joe in questo momento. È la mappa di Roma che mi hanno lasciato quei simpatici hippie. Questa documentata guida è piena di informazioni sui maggiori monumenti della città eterna. Un simpatico ricordo del viaggio psichedelico che ho fatto con quegli hippie. Pochi lo sanno, ma questo è un autentico obelisco dell'antico Egitto risalente al XII secolo avanti Cristo. Benvenuta ai Musei Vaticani, signori. Ci stanno molti visitatori oggi. Se posso esserle d'aiuto in qualcosa, mi dica pure. Sono qua per servirla. Sto cercando delle informazioni sull'incendio del borgo di Chartres. Può aiutarmi? Io non so nulla sull'incendio di sta Chartres, però qui ai Musei Vaticani c'avevamo il famosissimo incendio del borgo, affrescato da Raffaello. Mi può andare bene lo stesso? Interessante. Posso vederlo? Mi spiace, ma ora sono chiusi e stanno a fare pulizia. Ci devono da fare pure i lavori. Nessuno può entrare a meno che non sia un addetto. Ma io sono un addetto ai lavori. Oh, ma chi vuoi fregare? Io conosco tutti i restauratori, le persone. Se la stanza è sotto restauro, perché non c'è nessuno? E saranno andati a farci la pausa. E conoscendoli ne avranno pure per un bel po'. Vorrei visitare l'antica biblioteca vaticana. Ma non si può fare, signori. Per poter visitare la biblioteca ci vuole il permesso di sua santità in persona. Lo so, ma sono sicura che un uomo bello e intelligente come lei potrebbe procurarmene uno senza problemi. Giusto per essere chiari, non è il compito mio decidere chi può e chi non può entrare nella biblioteca. Beh, ma almeno nei musei a farmi dare un'occhiata puoi lasciarmi andare, no? Ma signorina, solo perché alquanto simpatica attraente, non è che fa come gli pare. Però vabbè, lasciamo perdere. La prego, potrei entrare nei musei? È questione di vita o di morte. Eh? Vabbè, mi pare una brava persona. La faccio entrare a dare un'occhiata, ma mi raccomando, non mi mette in impiccio. Grazie mille. Sì, ma non s'abitui troppo bene, eh? Mi raccomando, signori. In questo affresco è rappresentata una visione che Costantino ha avuto prima della battaglia contro Massenzio. Avrebbe vinto la battaglia solo cambiando i suoi stemmi dell'aquila romana con delle croci. Simbolicamente significava che avrebbe vinto solamente se avesse abbracciato la religione cristiana. Costantino, il primo imperatore romano a riconoscere ufficialmente la religione cristiana.